Ciao, bentornato nel mio canale e se sei nuovo, benvenuto. Quindi iscriviti al canale, clicca sulla campanella e lasciami un bel commentino qua sotto anche per salutarmi e per dirmi che sei passato o sei passata. E semplicemente così, o per farmi una domanda, un dubbio e via dicendo. Ma iniziamo subito l'argomento di oggi. Oggi parliamo dell'abito prendisole. L'abito prendisole è un abito che è un abito estivo per eccellenza. Quindi cosa parliamo? Parliamo di un abito che rimane completamente sbracciato con solamente le bretelle, che solitamente sono sottili o che coprono semplicemente le spalle. La struttura di questo abito è semi aderente, quindi non è né troppo attillato né troppo aderente, quindi il giusto, quindi fa sì che questo abito sia un abito molto molto comodo, tant'è vero che io con questo modello ho fatto addirittura delle camicie da notte. Quindi a seconda del tessuto che utilizzerai, quindi anche un tessuto leggero, in cotone molto leggero, potrai farlo come vuoi, personalizzarlo, quindi utilizzare la base che io ti darò e poi personalizzarlo a tuo piacere, proprio anche per fare non solo degli abiti per uscire, per andare al mare, diciamo così d'estate molto freschi, ma addirittura è talmente comodo che lo possiamo utilizzare anche come camicia da notte. Solitamente la vita è stile impero, quindi è una vita alta, quindi sta bene un po' a tutti, è bello morbido, cade morbidissimo, a volte non ha bisogno neanche di bottoni, asole e bottoni, a volte ha delle asole e bottoni nella parte del dietro oppure la cerniera lampo, ma se noi utilizziamo il mio modello, che è quello con le arricciature, che ti ho fatto vedere in due video e ti metto giù il link per andare a vedere i video se non li hai ancora visti, dove ti insegno, ti faccio vedere come fare a macchina, sia una macchina meccanica sia una macchina elettronica, come eseguire questo tipo di punto, quindi quali tensioni utilizzare e via dicendo. Poi tu farai delle prove con la tua macchina per cucire. Anche la lunghezza può variare, può essere, lo puoi fare corto, lo puoi fare al ginocchio, lo puoi fare addirittura lunghissimo, dipende dalle tue esigenze e da come lo vuoi utilizzare. E addirittura possiamo anche personalizzare, per esempio, con un volant, quindi nella parte, diciamo, dell'orlo, non fare l'orlo direttamente, ma aggiungere per esempio un bel volant, magari di un tessuto contrastante, di un tessuto che ricorda magari un tessuto tinta unita che ricorda il motivo del vestito originario, quindi del vestito stesso. Possiamo veramente sbizzarrirci. Anche le maniche le possiamo fare come ho fatto io, che le ho fatte anche queste con l'elastico, quindi elasticizzate, oppure possiamo fare direttamente due strisce belle lunghe da fare un bel nodo, un bel fiocco se per una bambina. Insomma, possiamo utilizzare delle spalline sottili, anche quelle che vengono solitamente utilizzate per l'abbigliamento intimo, quindi quelle che possono essere modificate. Quali sono i tessuti che ti consiglio per fare questa tipologia di abito? Allora, i tessuti consigliati sono il popelin, che è quello di cui parliamo oggi. Puoi usare un cotone molto leggero, puoi usare il lino, io per esempio l'ho fatto in lino, bellissimo per stare a casa, super fresco, mamma mia bellissimo. Plumetti di garza, Vichy, quindi tessuto Vichy molto adatto, crepone, Liberty e via dicendo. Insomma, tessuti che devono essere assolutamente abbastanza leggeri, quindi tessuti tipo un lino molto leggero, non un lino grossissimo chiaramente, perché più è grosso più ti farà caldo e non sarà comodo nello stesso identico modo. Quindi, approfittando del fatto che andremo a vedere in un video successivo come si cuce questo tipo di abito, andiamo a vedere il tessuto che è più consigliato rispetto a tutti per confezionare questo tipo di capo, e stiamo parlando del popelin. Inizialmente questo tipo di tessuto è stato creato ad Avignone, quindi in Francia, anche se inizialmente non aveva proprio questo nome popelin, ma papelin, anche se non aveva nessun tipo di relazione con il papa. È un prodotto tessile, facile da trovare, facile da tessere e economico. È un tessuto opaco e può essere leggero o di media pesantezza. È un tessuto che tende a stropicciarsi. La tela è una tela compatta e i fili della trama si intrecciano con quelli dell'ordito, a mano con quelli dell'ordito, formando delle scalanature trasversali
molto molto fini. Solitamente viene fatto con 100% di cotone, oppure può essere fatto cotone più nylon, poliestere o cotone, oppure di lana e di seta. Può essere in tinta unita o fantasia. E si può trovare abitualmente anche il popelin stretch, quindi adatto per esempio per avere una capacità di movimento maggiore. Per esempio, un esempio di tessuto che può essere utilizzato sempre per questo tipo di modello è il tessuto Vichy, che è il tessuto a quadretti bianchi e neri, ma anche di altri colori, che è stato indossato, diciamo che ha avuto il suo esordio, diciamo, di fama grazie alla famosa attrice Brigitte Bardot, che l'aveva utilizzato per fare, aveva indossato dei vestitini, addirittura si era sposata con un vestito di Vichy a quadretti rosa e poi aveva indossato questa bellissima gonna molto larga, stile proprio anni 60, con i quadretti bianchi e neri. Ed è stato creato questo tessuto nella città di Vichy, è per questo che prende il nome proprio dalla città in cui è stato creato questo tessuto. Ed è stato creato nell'Ottocento, infatti le donne che andavano a prendere l'acqua termale utilizzavano sempre questo tessuto a quadretti, quindi a tessuto Vichy. Però è a Rennes, che è una cittadina vicino a Vichy, che questi tessuti iniziarono ad essere prodotti e vengono prodotti, quindi creati. Come si cuce il popelin? Andiamo a vedere dei consigli che io cerco sempre di darti, infatti prendi sempre appunti, questo è un consiglio che ti do, in modo tale che puoi scrivere tutte queste cose in un quadernino, questo è un mio consiglio personale, in modo tale che puoi avere a portata di mano tutti i tessuti mano a mano che io li farò, perché farò questo tipo di lezioni, diciamo, sui tessuti e comunque su come lavorare i tessuti, che è molto importante utilizzare l'ago giusto, utilizzare il punto giusto e via dicendo, e li puoi annotare in un quadernino e quindi poter dove puoi, diciamo, andare a consultarlo nel momento in cui tu abbia bisogno. Questo tipo di tessuto può essere cucito a macchina, semplicemente con una macchina per cucire. Il punto che viene utilizzato è un punto dritto, mentre i punti sfilacciati vanno rifiniti con il punto zigzag se non hai la taglia cuci, e comunque sorfilati con la sorfilatura della macchina per cucire con un punto overlock. L'ago che ti consiglio è un ago universale 70-80. E il filato cotone o poliestere, anche se io il cotone non lo uso mai, io uso sempre poliestere, sono tranquilla perché so che il poliestere non mi lascerà mai delusa, perché non con il lavaggio non si rovina, è abbastanza elastico, diciamo che è elasticizzato nella sua elasticità, quindi io preferisco in assoluto comunque tutti i filati in poliestere. Credo che di cotone ne ho veramente pochissimi, se non nulla, proprio pochissimi. La tecnica che ti consiglio per cucire questo tipo di tessuto è prima di tutto sorfilare tutte le parti, diciamo, che rimangono aperte, quindi sia o con la macchina per cucire o con la tagliacuci se ce l'hai. In un secondo momento, dopo che hai sorfilato il tutto, quindi evitato che si sfilaccino tutte le parti, devi unire tutte le parti per fare l'abito, quindi i fianchi, per esempio, non lo so, nel caso in cui sia un vestito diverso, per esempio le maniche, le spalle e via dicendo. Quindi prima si sorfila e poi si cuce. Questo sempre, questo me l'hanno sempre insegnato, io lo faccio sempre. Prima tutto in taglia e cuci, perché chiaramente io prima lo facevo con la macchina per cucire, poi successivamente, quando ho comprato la taglia e cuci, sorfilavo tutto con la taglia e cuci e poi cucivo il capo, stirandolo prima, quindi stirare tutto bene, poi assemblarlo e ristirare le parti aperte. Ricordiamoci che con questo tipo di tessuto le rifiniture interne vanno fatte sempre con il tessuto aperto, quindi con la rifinitura aperta, quindi già sorfilata e poi stirata con il ferro in modo tale che rimanga bella piatta. Per quanto riguarda l'orlo, quindi arriviamo all'orlo, come possiamo rifinire l'orlo con questo tipo di tessuto? Possiamo farlo in vari modi. Possiamo fare un orlo semplice, un doppio orlo, quindi girato e rigirato e poi ribattuto, oppure l'orlo rimesso, questo con la macchina per cucire. Con la taglia e cuci ovviamente abbiamo tante possibilità. Abbiamo anche la possibilità di usare l'orlo roulé,
quindi l'orlo arrotolato, che possiamo abbellire con dei colori nella taglia cuci, mettendo il colore, un colore che può ricordare il colore dell'abito, comunque del disegno, di uno dei disegni dell'abito, nel caso in cui questo abito abbia vari disegni, motivi diciamo diversi, possiamo utilizzare un filo che vada d'accordo con questi colori e che rifinisca in maniera carina l'abito, oppure con il sopraggitto a tre fili, che poi dopo che l'hai sorfilato, dopo che hai fatto il sopraggitto a tre fili, lo devi rigirare verso l'interno e poi ribattere. Fatto l'orlo, ecco, con la taglia cuci chiaramente, rispetto che con la macchina per cucire, questo io lo dico sempre, è molto più facile, più veloce rifinire i capi. Infatti io non so come facciate alcune di voi a non avere la taglia cuci. Boh, io veramente, chi poi cuce non solo il cucito creativo ma soprattutto chi cuce il cucito sartoriale, io mi chiedo veramente, io non so come si faccia, perché ci vuole veramente tanto tempo e i capi non sono rifiniti nello stesso modo, perché quello zig zag, quel sopraggitto che comunque fai con la macchina per cucire non sarà mai perfetto e pulito come quello che farai con la taglia cuci. Quindi io ti consiglio, se non ce l'hai e puoi fare dei vestitini per tue nipotine, per tue figlie, per te stesso, addirittura per venderle, mettiti i soldini da parte e comprati una bella taglia cuci. Ovviamente le taglie cuci che cui ti posso consigliare io sono le taglie cuci che ho provato, che sono quelle della Necchi, di cui ti consiglio veramente tantissimo. Ci sono per tutti i prezzi, per chi cuce diciamo così, non in maniera diciamo non vuole spendere più di tanto, oppure la taglia cuci come la mia, che comunque è una taglia cuci di media gamma, poi c'è anche un'altra di alta gamma, comunque anche la mia è abbastanza sofisticata come macchina, funziona benissimo, ha tantissime funzioni, quindi puoi fare veramente tante abbellimenti, anche per abbellire diciamo il tuo capo, non solo per rifinirlo in maniera professionale. Quindi se vuoi, io sono disponibile per darti un consiglio per quanto riguarda le macchine Necchi. Se vuoi, scrivimi in privato sia alla mia email sia al mio numero di cellulare, mi puoi mandare un messaggio su WhatsApp, ti lascio tutti i link qui sotto. Io spero che il video ti sia stato utile, allora lasciami un bel like, un commentino, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e condividi il video nei tuoi social per fare in modo che il mio video venga visto il più possibile da tante persone. Io ti mando un grande bacio sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.